11 anni in Basilicata per Marta Ragozzino alla guida dei Musei Lucani, 11 anni di tantissime attività che hanno lasciato un segno indelebile sotto il profilo umano e professionale della direttrice del Polo Museale Lucano, ma un segno anche nella comunità che lei ha vissuto. Un percorso, il suo, che si è caratterizzato soprattutto sul cammino di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, prima nella fase di candidatura, poi dopo il 2014 con la proclamazione, nell'apertura di questo importante contenitore culturale a tante iniziative in qualità sia di promotrice che di spazio di accoglienza per i tanti soggetti del territorio. Prima del 2014 le mostre Mario Cresci, Forse Fotografia, Attraverso l'Umano e poi Pasolini a Matera e nell'anno da Capitale le quattro grandi mostre, prima fra tutte Rinascimento visto da sud, una finestra aperta sull'arte del Mediterraneo curata in prima persona da Marta Ragozzino insieme ad un team di esperti, realizzata combinando grande rigore scientifico e un lavoro artigianale e corale che ha saputo valorizzare tantissime professionalità e artisti locali. Tra le altre iniziative, Blind Sensorium dedicata all'antropocene, per la quale la Ragozzino ha avuto l'intuizione di aprire per la prima volta al pubblico il ricco deposito di reperti del Museo Ridola, creando altresì una nuova continuità spaziale con l'ex scuola Volta. Con la poetica dei numeri primi si è allargata la scoperta del rapporto tra arte e matematica alla patria di Pitagora, rendendo fruibili in modo nuovo sia il museo che l'area archeologica di Metaponto, mentre con Ars Excavandi il visitatore ha scoperto i percorsi negli ipogei di Palazzo Lanfranchi. Io sono stata molto fortunata, questa è la cosa che sono contenta di dire, molto fortunata, perché sono stata accolta immediatamente in un modo straordinario dalle persone, dalle singole persone, dalle istituzioni. Io ho potuto lavorare benissimo negli anni, perché la Basilicata è una regione ampia, però poco popolata, non lo sappiamo bene, siamo pochi, e rapidamente tu entri in contatto con tutti, e questi rapporti di filiera corta che ti permettono davvero di parlare, di conoscere, di parlare, di telefonare, di andare a trovare. E questa scoperta di una regione nella quale appunto fosse, era così facile, perché possibile conoscersi e lavorare insieme, trovarsi sui tavoli di lavoro e confrontarsi e portare avanti le cose, insomma, è stato davvero per me molto, posso dire con una parola sola, formativo e di sprone. Ma la cosa forse più importante che tutti insieme nella nostra regione abbiamo fatto è stata il processo di Matera Basilicata 2019. Anche per questo io sono stata molto fortunata, perché sono arrivata che non era ancora cominciato, se non il primo seme era stato lanciato. Noi, prima come soprintendenza e poi come polo museale regionale della Basilicata, siamo stati protagonisti, ci siamo fatti coinvolgere e anzi abbiamo coinvolto, mettendo a disposizione prima il Museo di Matera, il Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna di Palazzo Lanfranchi, quello che chiamiamo Palazzo Lanfranchi, che è stato il centro e il motore di tutta la prima parte di questo percorso, che è culminata, lo sappiamo bene, con quella giornata emozionante, di grande di grande responsabilità, il 17 ottobre, quando Matera e la Basilicata, Matera è diventata capitale europea della cultura, e lì abbiamo preso in mano la responsabilità, perché tutto cominciava in quel momento, nonostante avessimo fatto 4 anni e mezzo di lavoro straordinario per costruire la candidatura. Quindi che cosa mi porto via? Intanto io vorrei non portarmi via niente, perché vorrei non andare via, e anche se è finito il mio incarico, non è finito il mio rapporto con la regione, con Matera, che considero la mia città adottiva. Io sono stata accolta e poi ho cercato di accogliere. Ho trovato una comunità aperta e ho cercato di aprire quello che potevo aprire io e di appunto contribuire a mettere in relazione tutto. C'è stata quella esperienza meravigliosa di portare il museo fuori dal museo, di portarlo nelle case delle persone, no? Nei luoghi, delle associazioni,
nei luoghi della vita, del lavoro, degli affetti, delle persone, perché è troppo facile, no? Inventare un buon sistema, scuole di marketing, per far entrare le persone nei musei. Però forse lì ci siamo trovati di fronte alla, e lì sono partite tante cose di Matera 2019, alla necessità invece di uscire da un luogo chiuso e poco accessibile per andare verso le persone e per poi imparare dalle persone qualcosa che ci permettesse di fare i musei meglio, di raccontare i patrimoni meglio e di avere appunto un linguaggio nuovo, diverso, più empatico forse anche. E questo è stato davvero bellissimo e questo certamente io me lo porto via. Marta, brevemente, qual è il progetto che caratterizza di più la tua opera su Matera? Tantissimi, tantissimi, tantissimi. Abbiamo cominciato a fare, in questo momento penso alle mostre, ma non sono state soltanto mostre, sono stati riallestimenti dei musei e prima il lavoro sul territorio da soprintendente. Io sono una storica dell'arte e non posso dimenticare quelle che sono le basi del nostro lavoro, quindi la tutela territoriale, la conoscenza del patrimonio, la catalogazione. Questo è stato il grande lavoro avviato da Anna Grelle, indimenticabile lavoro, prezioso ancora per appunto la messe di dati che ha saputo e potuto accumulare, i restauri che a partire da quella conoscenza sono stati fatti e abbiamo portato avanti anche noi con fondi minori, però insomma anche noi ci siamo dedicati al restauro del patrimonio del territorio. E poi le mostre, la prima mostra alla quale la soprintendenza che allora dirigevo ha contribuito, è stata la mostra dedicata nell'ambito delle grandi mostre, delle grandi mostre organizzate dalla Scaletta, curate da Giuseppe Appella, da Pino Appella. La prima, la ricorderete, è stata per noi, era insomma, una storia lunga alle spalle, cominciate a metà degli anni Ottanta, ma era quella dedicata al maestro Zuma. Zuma è stato un grande amico anche mio, io l'ho conosciuto a Matera e davvero mi sono affezionata a lui tantissimo insieme a Peppino Appella. Questo è stato il primo progetto, questo è indimenticabile. Dopo qualche mese abbiamo fatto, la ricorderete, quella mostra fotografica per il trentennale del terremoto del 23 novembre 1980, era la fine di novembre, in realtà abbiamo inaugurato qualche giorno dopo l'anniversario vero e proprio, e facemmo quella mostra a partire dal materiale di documentazione fotografica nei nostri archivi, con l'aiuto di un collega che non c'è più, che è stato molto coinvolto nella vicenda dei terremoti, si è dato molto da fare, non soltanto per il terremoto dell'80, che è stato Giuseppe Maino, Peppino Maino, e abbiamo fatto questa mostra con le ragazze di Palazzo Lanfranchi, con gli altri della soprintendenza, Michele Saponaro, insomma Silvia Padula, Grazia Calandriello, Teresa Garaguso, la mostra di Mario Cresci, forse fotografia, per arrivare alle grandi mostre, Pasolini. Lavoro che io amo molto, il libro che è uscito da poco, non c'è stato modo di presentare, purtroppo magari presenteremo nei prossimi mesi per arrivare alla strada del cuore, nonostante il rinascimento visto da sud, che è stato un appuntamento di Mitra 2019 davvero molto importante. 11 anni per Marta Ragozzino come direttrice del Polo Museale della Basilicata, che ha dato un ruolo importante nel percorso di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. Coincidenza ha voluto che nello stesso giorno, mentre la Fondazione a Roma, la presenza del ministro Dario Franceschini elencava le tante ricadute positive sulla città e sulla regione di questo gran percorso, la stessa Ragozzino salutava dal suo incarico la città dei Sassi, come abbiamo detto, un incarico che ha portato avanti con grandi meriti e grandi ricadute anche lei proprio su questo percorso comune. E voi lo avete sottolineato, questo percorso di arricchimento reciproco.
Marta Ragozzino è stata un partner strategico di Matera 2019, è stata una, direi quasi una componente della squadra proprio di Matera 2019 ed è stata determinante sia nella fase di candidatura che nella fase di realizzazione. Quando abbiamo presentato il 19 il report, abbiamo detto che a Matera si è prodotta cultura e in questo è stato un ruolo determinante giocato dal polo museale nella produzione di grandi mostre, sia nella fase di candidatura con la famosa mostra su Pasolini, ma anche quella di Mario Cresci, ma anche durante poi nella fase appunto di realizzazione dell'anno da capire. Del programma culturale con le quattro grandi mostre realizzate tutte insieme al polo museale, ma soprattutto la grande mostra del Rinascimento visto dal sud, che è una mostra che ha fatto parlare diciamo di sé in tutta l'Europa e che ha raccontato in maniera originale il Rinascimento da una prospettiva totalmente diversa, con prestiti importanti che venivano da tutta Europa e da tutta Italia, per cui un enorme sforzo produttivo, e voglio sottolineare che lo sforzo produttivo si fondava su molto artigianale, su un grandissimo lavoro di un grande rigore scientifico, come appunto attestato non solo dalla stessa Ragozzino, ma dal comitato scientifico che l'affiancava, ma anche da un grande lavoro corale, perché appunto nella mostra del Rinascimento rieletto sono stati coinvolti tantissimi restauratori, archivisti, produttori culturali, anche con un bellissimo programma pubblico che ha accompagnato la mostra. Ma cito solo la mostra per non citare poi ovviamente il bellissimo lavoro con Asse Scavandi, il lavoro che è stato fatto su Metaponto, con la rivalorizzazione del museo di Metaponto, ma anche degli scavi, appunto, dove sono state fatto un evento molto importante durante il solstizio d'estate con Pier Giorgio Tifreddi e appunto nonché con la mostra di ultima, non ultima, appunto di Armin Link con Blind Sensorium, in cui appunto c'è stato questo scelte ardite, perché appunto Marta è una persona ardita e coraggiosa, anche di utilizzare, di aprire al pubblico i depositi per la prima volta, di utilizzare come spazio espositivo, ma anche di aprire il palazzo, diciamo detto FIO, finanziato con i fondi FIO, che è tornato ad essere uno spazio espositivo e che quindi ha ampliato lo stesso concetto di superficie espositiva del Museo Ritolo, rendendolo ancora più importante. Sul versante coinvolgimento del pubblico, questo è il lavoro forse più bello ancora fatto da Marta Ragozzino insieme a noi, proprio in cui l'accesso al patrimonio, cioè in cui si è dimostrato che il patrimonio deve essere accessibile a tutti senza alcuna distinzione, per cui il museo è diventato la casa di tantissime attività che sono state svolte, emblematica gli incontri con i sindaci, con i 131 sindaci durante la fase di candidature, ma successivamente con tutti i sindaci di Capitale per un giorno, l'incontro con il ministro Lamorgese, ma anche è stata durante il 7 ottobre 2014, ma soprattutto anche portando il museo fuori dal museo. Per cui il museo è diventato il museo, come emblematicamente Palazzo Lanfranchi, ma tutti i musei della Basilicata sono diventate le case di tutti, e questo è stato un lavoro bellissimo ed importante. Per cui io, diciamo, faccio i migliori auguri, grande grazie a Marta Ragozzino, i migliori auguri per il suo incarico in Campania e soprattutto anche un grande augurio alla dottoressa Anna Maria Mauro, perché sapremo, diciamo, per le nuove sfide a cui lavoreremo insieme, nei prossimi mesi, nei prossimi anni.